La sfida con l'Atalanta come penultimo impegno stagionale del Milan di Stefano Pioli che si trova, al momento, a 180 minuti dal sogno scudetto. L'Inter non molla ed è per questo che i rossoneri proveranno a lanciare un messaggio ai nerazzurri, battendo la Dea e sperando in un passo falso dei campioni d'Italia in carica. Le attenzioni della società di Via Aldo Rossi sono però già tutte rivolte alla prossima sessione di calciomercato, con un evento nel mezzo che potrebbe sconvolgere i piani della società di Elliott. La discussa cessione societaria a InvestCorp, di cui si parla ormai da numerose settimane, può infatti portare conseguenze differenti in caso o meno di closing immediato. A farne il punto è il quotidiano Repubblica, che sottolinea come, in base a come andrà la trattativa, potrebbe mutare il destino di uno dei trascinatori dell'attuale Milan di Stefano Pioli, si tratta di Rafael Leão. Secondo quanto riportato dal quotidiano, se Elliott dovesse decidere di cedere la mano a InvestCorp entro e non oltre la metà di giugno, allora i discorsi per il rinnovo del portoghese vivrebbero un'accelerata con l'ufficialità del prolungamento praticamente scontata. Attenzione, però, perché l'ingresso in scena di Redbirds può portare a slittare e sfumare la pista InvestCorp, con la chiusura che in questo caso tarderebbe di un altro mese. Se si arrivasse a metà luglio, quindi, la dirigenza milanista non direbbe no all'eventuale addio del gioiello portoghese, ma per una cifra di almeno 70 milioni di euro, PSG, Liverpool, Newcastle e Borussia Dortmund restano alla finestra. Situazione dunque in divenire, con Leão attualmente concentrato sul campo, il suo futuro in quel di Milanello dipenderà dal prossimo proprietario del Milan e dai tempi del closing. Tom Bischoff, il talentino dell'Hoffenheim conteso da Bayern Monaco e Milan. Mancino naturale, fisico tutt'altro che imponente e baricentro basso è questo il profilo di Tom Bischoff, uno dei talenti più promettenti del panorama tedesco e sul quale pare abbia messo gli occhi il Bayern Monaco. Che ormai ha un diritto di prelazione su qualsiasi talento emergente del campionato tedesco, andando ad aumentare sempre di più il gap tra la squadra di Monaco e le compagini del campionato. Una situazione ormai conosciuta da tempo e che probabilmente si ripeterà con il talentino cresciuto calcisticamente nell'Hoffenheim, club che negli ultimi anni ha sfornato molti giocatori di prospettiva come Süle e Akpoguma. Punto fermo dell'Hoffenheim U19 ha messo a segno 8 gol e 8 assist, uno score normale se non fosse per l'età del calciatore, si tratta di un calciatore classe 2005. Ma non è solo il Bayern Monaco ad aver puntato il fuoriclasse tedesco. Infatti anche il Milan segue con interesse il ragazzo e in estate potrebbe tentare l'assalto nonostante Bischoff abbia rinnovato il contratto con la società tedesca che gli ha regalato il record di esordiente più precoce della Bundesliga fino al 2025.